Preghiamo ancora, credo, sete Pater Ave Gloria, segue la benedizione degli oggetti e poi segue l'adorazione eucaristica fino alle 9 qui fuori, domani, e la festa della nascita di Giovanni il Battista alle 6 e la marcia della pace che parte da Humez, dalla parrocchia di Humez. La marcia di pace che è iniziata nel 1992. Preghiamo per la pace da Humez verso la chiesa parrocchiale di Međugorje. Chi può e desidera, cammini con noi nella marcia, cari pellegrini, state attenti alle vostre cose personali, documenti, soldi, perché qui tra di noi ci sono le persone che non hanno buone intenzioni. State attenti quindi ai documenti e anche alla nostra pace, perché nessuno ci tolga la gioia e la pace. Stasera ha cantato il coro di Citluk. Adesso segue il Magnificat. Insieme con Maria lodiamo il Signore cantando e pregando il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, vi benedica Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.